E adesso passiamo a una cantante che tutti voi riconoscerete subito. Nada. Nada Malanima. Hai il microfono? Sì, ce l'ho. Meglio prenderlo. Sì. Allora Nada, vogliamo fare un discorso sul marchio. Ti dispiace? Non ti dico niente. No, io non so niente. Posso dirtelo? Dunque guarda, un cantante nasce, discograficamente, nasce con un marchio. Per esempio, tu sei nata, il marchio può essere positivo, non dico che deve essere negativo. Tu sei nata a Sanremo con Ma che freddo fa, è vero? Esatto. Oh, avevi 14 anni e mezzo, quanti anni avevi? Sì, appena 15, eri piccolina, neanche. Sei in difesa, tremante. Ma che freddo fa? No, veramente non tremavo. Dai. No, non è vero. Tremacchiavi, va, insomma. Perlomeno facevi tenerezza e al pubblico sei piaciuta subito. Oh, naturalmente poi sei cresciuta, no? Adesso hai 60 anni. Sì, circa. Insomma, sei cresciuta, voglio dire. È una cosa naturale. L'evoluzione è naturale. Cioè, quindi sì. Magari quel Ma che freddo fa, anche se tu non lo rinneghi, perché è quella che ti ha portato al successo, non è che ti sta più bene, voglio dire, come personaggino. È vero? Ma io veramente, cioè, non è che io adesso ho altre idee, ho altri gusti, ecco, cioè, però il pubblico, sono passati un po' di anni, penso che sia una cosa normale, no? Appunto, sto dicendo che tu hai voluto cambiare questa immagine di Nada, Ma che freddo fa, cambiando un repertorio. Ma veramente io non è che ho voluto cambiare l'immagine, perché io tutti questi discorsi che tu adesso mi hai fatto, il marchio, il personale, le cose, cioè io veramente non è che, non lo so, veramente. Lo so che non lo sai, cioè, però per me è una cosa naturale, io ho cominciato, sì, cantavo delle canzoni. Sì, volevo spiegare una cosa. Certo. Cioè che molte volte, per esempio, faccio un esempio, Morandi, che tutti conoscono, ha fatto Beatles e Rolling Stones, no? Al Bar si muore, canzoni che a quei tempi erano tra virgolette impegnate, diciamo. Eppure Morandi è ancora il ragazzo di Longhidoro per il pubblico. Cioè è difficile cambiare un'immagine di un personaggio, di un cantante. Cioè tu hai provato varie volte, io ho sentito i dischi tuoi, ho visto il palcoscenico, cambiavi la tua vestita. Era carina pure, una canzone insomma da spettacolo, una specie di... Beh, era bene, insomma, era fatta bene, però guarda, credimi, il pubblico ti vede ancora un pochettino Ma che freddo fa. Dici sì? Cioè, ci riuscirai, io te lo auguro, perché è giusto che tu cambi, perché non ti sta più bene questo vestito, o no? È giusto, ma dica, l'evoluzione è normalissima. Sì, cioè io appunto adesso canto queste canzoni che fra l'altro mi sembrano, cioè canzoni che a me piacciono, certo, che io scelgo, sì. E le canto perché mi piace cantarle, adesso io ci credo in queste canzoni, sì, ma non è Ciampi, che... Gli autori, certo, di qualità, sì, sono Ciampi, Paolo Conte, Piero Ciampi. Ciampi, no? Un amico mio, sì, abbiamo fatto già un disco 4 anni fa insieme. Sì, così, ecco, però io questo discorso che hai detto te, che forse può essere giusto, solamente. Cioè sì, no, giusto. Io perché effettivamente non l'ho mai fatto, cioè per me è una cosa che tu mi dici, non sei il primo a dirmi questo, chiaramente. Io ogni volta che me l'hanno fatto ho detto certo, senz'altro sarà così, però io veramente... Sì, cioè, per viene me è disorientato, cosa... sai perché? Perché se uno sarà si immagina... perché io, cioè, io non è che mi pongo mai questi problemi, cioè, che sia quando faccio un disco, quando scelgo una cosa del mio lavoro, non è che dico, beh, adesso se faccio questa cosa, magari la gente pensa che io... No, io di solito scelgo le cose perché mi piacciono, sì, in cui però... credo, e poi chiaramente la gente si fa la sua immagine. E se tu avessi un'altra canzoncina come Ma che freddo fa, la faresti? Perché no, scusa? Cioè, io credo che freddo fa di 8 anni fa... Calcola che l'ho fatto 8 anni fa, insomma, 8 anni sono tanti, no? Zingara anche, c'era una cosa. Un che freddo fa, adesso, dopo 8 anni, di adesso, è chiaro che lo farei. Non è che ne fanno, cioè ci sono tanti che ne fanno ancora, eh? No, ma per dirti, per chiarire il concettino, che un tipo come Bud Spencer, per esempio, che tu conosci, quell'attorone grosso, se facesse un ruolo drammaticissimo, nessuno ci crederebbe, direbbe, madonna, che è sto? E tu dici che è così No, anche. No, ma però, ti sto dicendo, invece tu ci provi da qualche anno e forse, anzi, ti auguro di riuscirci perché è un'evoluzione giusta. Adesso canto questa canzone che è diversa dalle altre, che si chiama? La canzone che si chiama L'amore è tutto qui. Ecco, sentiamola. Sola come mai
non sono morta e tu lo sai. Se ti procuro tanti guai, perdonami. Il dolce non lo mangi mai, ma qualche volta ti rifai. Abbracciami, tutte le cose che non hai, accanto a me le troverai. Nel mondo delle illusioni tu vai sicuro, vai così, perché io sono sempre qui. Se ti procuro tanti guai, perdonami. Il dolce non lo mangi mai, ma qualche volta ti rifai. Vieni qui e abbracciami, tutte le cose che non hai, accanto a me. Volevo dire una cosa, nonostante tu abbia cantato qua di fronte a poche persone, piuttosto amiche, perché non è un pubblico sconosciuto, eccetera, ma anche playback, lasciamo perdere, eppure Nada aveva le manine che tremavano, avete visto? Beh, ma io sempre, questo sempre. E qui prima dicevi no, là, Sanremo. No, infatti all'inizio no, è strano il fatto, quando è così... È sempre ogni volta che uno canta, è vero? Sempre, molti, ogni, molti volta, non lo sanno. Ogni volta, ogni volta, c'è sempre questa paura. Questo è niente. Questo è niente, cioè? Ci sono delle cose, specialmente se vai in teatro così, di fronte alla gente, 3.000, 4.000 persone... No, anche meno, sempre, però ci sono dei sistemi lì che si possono anche ma si dice che chi non trema non è un artista, non lo so. Io tremo, ve lo dico subito.